Visto che siamo arrivati alla rete, Giorgia Longoni per Google. Questo? Sì, ripassiamo questo intanto. Sì, io vorrei raccontare un pochino qual è il ruolo di YouTube, perché è stata scelta questa piattaforma per ospitare un concorso così importante. Allora, YouTube è diventato un mass media, se pensate che ha 300 milioni di utenti al mondo. E pensate che ogni minuto vengono caricati 20 ore di video. Quindi veramente ha dimensioni cosmiche ormai. E non è neanche più come inizialmente era, qualcosa di focalizzato sui giovani semplicemente. Più del 70% degli utenti hanno più di 25 anni, quindi comunque è un pubblico molto vasto. Rispetto ai media tradizionali, ha una specificità che è quella di poter condividere l'informazione, poter fare nascere dei contenuti dalla comunità stessa. Dovete immaginarvi un po' YouTube come se fosse una comunità che si stringe non intorno a un luogo fisico, quindi la comunità è quella, non so, della piazza, no? Che ha una comunità di tipo, ha una vicinanza di tipo logistico, invece nel caso di YouTube è una comunità globale che si stringe e si interessa a particolari argomenti. Un argomento come la violenza contro le donne è decisamente qualcosa che non solo non ha confini europei, locali, è un tema globale che assume specificità diverse a seconda del paese. Quindi abbiamo pensato che utilizzando YouTube ci fosse data la possibilità di convogliare un'energia creativa che non nasce da un messaggio superimposto dall'alto, ma che nasce dalla gente, dai registi, ma non solo dai registi. Il ruolo della comunità è importantissimo, perché ci sono diversi livelli di accesso a YouTube, si possono caricare dei video, ma è importantissimo il ruolo di chi viene coinvolto emotivamente all'interno della comunità. In che modo? Semplicemente commentando o condividendo un video, votandolo, facendolo conoscere ad altre persone. In questo caso si tratta di una campagna di sensibilizzazione, quindi il contributo non solo dei registi è importantissimo il contributo della gente comune che si renda conto che questo è un problema serio, vero, e che decida di prendervi parte attivamente. Ed è una cosa che YouTube permette. Volevo semplicemente anche aggiungere un paio di informazioni sul concorso. È un concorso aperto a tutti i registi maggiorenni che risiedano in uno degli 11 paesi in cui YouTube è presente con un dominio locale, con un sito locale. Il concorso si apre il 15 settembre e dura fino a metà gennaio. L'onorevole Bergamini ha già dato i dettagli sui premi, eccetera. È molto interessante la meccanica dell'operazione perché il canale ospiterà i video dei registi. La giuria, come avete visto, composta da registi prestigiosi italiani ed internazionali, farà una shortlist di 10 finalisti. Poi però la voce finale, la decisione finale, sarà proprio il pubblico. Quindi è molto, nella filosofia di YouTube, se vogliamo, molto democratico, ed è giusto che sia così perché questo è un tema che impatta le vite delle persone. Quindi è decisamente qualcosa che la gente deve scegliere. Con questo io avrei finito. Il formato sono cortometraggi di massimo 5 minuti. Semplicemente. Devono essere massimo di 5 minuti. Tecnicamente non ci sono limitazioni. Certo, sì. Tutte le informazioni tecniche, diciamo, sul regolamento le trovate sul sito stesso, che è youtube.com/actionforwomen. Il sito è in italiano e in inglese. Slash action for women. C'è tutto scritto sulla cartella stampa. Cose. Se avete poi domande, non ci sono problemi. In ogni caso, vi invito veramente a visitare il sito, che è molto bello, come vedete, è molto cinematografico. Link al sito della Camera dei Deputati e viceversa, quindi e link anche a tutti i siti dei partner che hanno gentilmente accettato di partecipare a questa iniziativa. Allora, grazie anche a Giorgia Longoni.